Ciao amici e benvenuti in un nuovo haul. Oggi sono andata a TG Maxx, che è un negozio che in Italia non esiste, però ci sono un sacco di cose carine, vendono veramente qualsiasi cosa. E non ho tenuto il sacchetto perché ho messo tutto dentro queste cose, dato che ero in bici e non sapevo dove mettermene. Comunque, adesso vedrete cosa ho comprato. Allora, intanto questo che vedete non è un sacchetto, ma è tipo sono gli organizer della valigia. Infatti la prima cosa che vi farò vedere è proprio questo. Io in Italia ce li ho rosa e neri, solo che secondo me non sono mai abbastanza e quindi li ho ripresi anche così, che sono tipo beige e sono stracomodi per metterci dentro i vestiti, le scarpe, eccetera, e vi fanno almeno restare la valigia un attimo più ordinata e riuscite a trovare le cose più in fretta. Allora, prima cosa, cioè seconda cosa che ho preso, questo che l'ho rubato a Camilla, cioè ho rubato l'idea a Camilla. Ho rubato l'idea, non ho rubato questo, ok. Che è il portapassaporto. In questo momento non so nemmeno dove si trova il mio passaporto, perché c'è un casino tra le mie valigie che ho lasciato aperte. Però è molto carino, è rosa e appena preso Camilla l'ho voluto anche io. Poi ho preso questo per truccarmi o per lavarmi la faccia, che mi piace un sacco, e per tirare indietro i capelli. Stessa cosa però a forma di maialino, perché Camilla aveva quello con la mucca e quindi ho detto prendiamo la maialino e faremo un TikTok con questo maialino e il suo a forma, cioè tipo con così nelle orecchiette della mucca. Facevamo lì caramelle che ho mangiate due, ovviamente non le finiremo mai, erano molto buone. Poi vabbè, questo era il beauty, perché io cambio veramente stra spesso il beauty per i trucchi. E quindi l'ho preso così, secondo me è molto carino, e poi cambierò tutte le cose che sono dentro. Poi, questi che sono per tipo i brufolini, li avevo già presi tipo a stellina e li ho ripresi così rosa e verdi. Poi ho preso questa che è la, come si chiama? La fodera del cuscino, che avevo già preso su Amazon e è in seta per non rovinare i capelli durante la notte, non farli spezzare eccetera. L'ho trovata bene e quindi l'ho ricomprata un'altra. Poi questo per i baffetti, tosse di Camilla, e sono tipo le cioè pezzettini di per fare la ceretta, non so. Questi che sono tipo dei mini come si dice, gel per le sopracciglia da portarsi in giro, non so perché sono così tanti, no, sono tre, pensavo fossero di più, però esatto, uno lo darò a Camilla. Guardate quanto sono piccolini, di Anastasia Beverly Hills, sono super carini. Poi ho preso questo che non sapevo di aver preso sinceramente, che è un rossetto rosso, cioè tipo matte, però non avevo idea di averlo preso. Boh, vabbè, comincerò ad utilizzare i rossetti rossi da oggi. Ho preso questo che è per sfogliare la pelle quando si fa lo scrub. E vediamo quante altre cose ho preso. Tipo questo e un altro. Queste che sono le mollettine per tirare indietro i capelli, sempre quando mi trucco o mi sistemo eccetera. E poi ultima cosa che ho preso, questo di Morphe. Ah, che è un mini mascara. Ora lo apro, vi faccio vedere. È così. E me lo terrò nella borsetta. Queste erano tutte le cose che avevo preso. Vi mando un bacino, ci vediamo al prossimo haul. Ciao amici, benvenuti in un nuovo haul. E oggi sono andata a Sephora. Ho comprato un po' di cosine, quindi le faccio vedere tutto quello che ho preso. Tre di queste cose non sono di Sephora, ma le ho comprate oggi pomeriggio, però ve le faccio vedere lo stesso. Di fianco a me c'è Camilla, che mi sta mettendo ansia perché le ho detto di non parlare. Quindi è qua, così, che sto cercando di non emettere suoni. Perché mi sennò... sono già nervosa in realtà. Vabbè, stai zitta. Allora, ho preso dei vabbè, dischetti struccanti. Questo che è il fondotinta di Elf, che è molto leggero, e l'ho copiato a Camillina perché Camillina ce l'aveva già e quindi l'ho voluto comprare anch'io. E è tipo il dupe di quello di Charlotte Tilbury. Poi ho preso questa che è una mini size del primer di Elf, per vedere se mi piace, in caso mi piacerà lo utilizzerò. L'avevo già comprato ma l'avevo perso. Poi questo, cioè ora iniziamo delle cose che ho preso da Sephora. Questo l'ho sempre visto tipo su Instagram, su TikTok in giro, e è tipo una mucchina super carina. Ora ve la apro. Le spray, non so, secondo me è molto instagrammabile, però è anche funzionale. Vediamo se profuma.
Sì, buona, sa di tipo cicca alla fragola. Poi ho preso questo che non so di che marca sia, si chiama Tower 28, 28, non lo so, non la conosco, però dovrebbe essere tipo uno spray che ti toglie le macchie, o comunque tipo le imperfezioni, i brufoletti, tipo questi qui. E quindi lo proverò e vi farò sapere. Avevo preso anche tipo queste che ho usato in questi giorni, che sono le stelline da applicare sui brufoletti, che te li settano, sono comodissime. Poi ho preso questo sotto influenza di Gala, che mi ha detto che è quello che usano le Kardashian. Non lo so, però dovrebbe farti dei capelli liscissimi, super wow. Quindi Protegge da è tipo termoprotettore. no, perché fa in modo che tipo se piove, se c'è un umido così non si Ah, gonfia ok. capelli. Quindi posso andare anche sotto la pioggia e E fa da bagnarmi termoprotettore. completamente, che la piega rimarrà top. Quindi lo proverò, vi farò sapere. Poi ho preso questo, che se Camilla avrà già postato il video l'avete già visto, perché l'ho copiato a lei. È questo gloss super pieno di glitter, che ora non si apre, aspettate. Questo è il gloss e è super pieno di glitter, sono bellissimi, vi giuro, sul labbro. Non so perché ci sia questa luce divina sui miei occhi, comunque era questo il tappo, sì. Ho preso questo con la Niacinamide. niacinamide. Allora, che Camilla ha preso principalmente perché l'abbronza. A me non interessa il fatto che mi abbronzi, sinceramente, ma... Che pausa, se non c'era quello uguale, senza l'abbronzante, avrei comunque Lo preso so perché è una cosa in più che mi abbronza, però quello. sostanzialmente tipo toglie i brufoletti, anche questo toglie le imperfezioni, e quindi l'ho preso. Ce n'era anche un altro che tipo era più per i pori, e questo qua è di Glory Cycle. Non so se lo vendono a Sephora Italia, penso proprio di no, tipo solo online. Poi ho preso questo che è il correttore per eccellenza, raga, cioè io... Se volete un correttore coprente, questo è uno dei miei preferiti in assoluto, però non è per me, questo è per mia zia, che lo devo portare in questi giorni, dato che domani è l'ultimo giorno qua e poi andiamo in Colombia, e quindi glielo porto. E poi ho preso questa di Laneige, Hai questo che si chiama Rimmel. Ho preso questa che è la maschera per la notte, l'ho presa alla vaniglia. E ha un buon ma che odore. quella domina chi? Sì, ma io ho preso la vaniglia, non l'ho preso Ma uguale a te. non l'ho presa, non te l'avevo Ma detto cosa io. dici? Non l'avevo manco vista. Ma certo che l'avevo Una vista. pagliaccia. L'ultima cosa che ho preso, questo che è tipo una combo di Charlotte Tilbury con la matita e tipo il rossettino, il gloss. Non lo so, li proverò e vi farò sapere. Secondo me la matita è bellissima e spero che sia bella la combo, così li prenderò anche nella size normale. Comunque, queste erano tutte le cosine che avevo preso. Adesso vado a sistemarmi perché sono un po' in ritardo. Vi mando un bacino grande. Ci vediamo nel prossimo video. E ciao. Ciao amici, benvenuti in un nuovo haul. Allora, oggi sono andata in un po' di negozietti. Premetto che non so se si sentirà molto bene, più che altro perché sono tipo sul balconcino, quindi si sentiranno sicuramente i rumori delle macchine sotto, eccetera. Però almeno ero un attimo più tranquilla senza le voci degli altri sotto che sono in camera. Comunque raga, oggi sono state da Victoria's Secret, Forever 21, Snipes, Crocs e Sephora solo per prendere una cosina. Ovvero da Sephora ho preso questo che ve l'avevo già fatto vedere ieri nell'altro haul, però questo qua è per i capelli ricci, perché l'ho preso per mia mamma e mia mamma ha i capelli ricci, questo serve per tipo, come già vi dicevo, non far gonfiare o arricciare i capelli, e io l'ho preso per i capelli lisci perché appunto io ce li ho lisci e lei l'ho preso così per i capelli ricci. E poi mi hanno dato questo, non so come sia, tipo degli sconti, vabbè. E da Sephora ho finito perché sennò troppe tentazioni. Poi sono andata da Victoria's Secret, dove c'è questo coso così grande, non so perché, in realtà non ho preso tante cose. Ho preso questo, che è tipo un pantaloncino a pigiamino, con questa che è la canottierina. Secondo me è molto carino, fine, e mi piace, vorrei scattarci delle fotine, quindi poi vedrò. Ho preso un body con delle ciliegine, però secondo me è un po', non lo so, potrebbe bannarmi la TikTok, quindi non ve lo farò vedere, però sappiate che ho preso un body. E poi mi hanno regalato questa, che è tipo un borsone di Victoria's Secret,
secondo me tipo appena superi un tot di prezzo la regalano. In realtà è enorme, è stracomoda e boh, potrei usarla per viaggiare, quindi potrà rivelarsi utile. Da Forever 21 ho preso questo costumino verde, ne ho visto un altro super carino tipo con le ciliegine rosa, però non c'era la parte sotto quindi non lo volevo più, e questa è la parte sotto, sempre verde, così, e mi piaceva molto. E poi in teoria questi per me basta. Allora, sono andata da Crocs, ho preso due paia di Crocs per Tiaghino. Queste sono le prime blu, che gliele ho prese per la piscina, perché Tiaghino fa piscina e gli servivano, quindi gli ho preso queste qui, che sono 24-25. Lui è il 24, quindi in teoria dovrebbero stargli, però poi per dopo le ho preso anche queste rosse, che invece sono 25-26, così almeno appena non gli saranno più queste, sicuramente gli saranno più queste. E poi gli ho preso questi, che sono tipo, boh, non lo so come chiamarli, tipo i cosini da attaccare sopra le Crocs di Spider-Man. C'erano di tutti i tipi, tipo di Peppa Pig, Hello Kitty, di tutto, Toy Story, eccetera, però mi piacevano un sacco quelli di Spider-Man, quindi ho preso quelli. E poi sono andata da Snipes e ho preso questo paio di scarpe per accedere, però secondo me non mi saranno mai in valigia, quindi non so come farò. Sono fatte così, quindi è un numero enorme perché non sono per me, però comunque sono molto belle. E basta, finito di farvi vedere tutto, vi mando un bacino, ci vediamo nel prossimo haul, che non so quando sarà perché adesso io domani parto per la Colombia e di solito in Colombia l'ultima cosa che faccio è lo shopping, quindi poi vi farò un haul quando tornerò a Milano delle cose che ho ordinato di Shein, che sicuramente mi saranno arrivate.